Andiamo da Ghirardini. È fondamentale. Se dice qualcosa di sbagliato, siamo rovinati. Siamo tutti rovinati e ci incolperanno, disse Oscar Maggi ad Abu. Il giorno successivo, Abu raccontò a un collega al telefono. Ieri, sulla strada del ritorno, Oscar mi ha detto di passare a casa di Beppe per assicurarmi che anche lui confermasse la stessa versione dei fatti, in modo che tutto fosse coerente. Queste intercettazioni sono parte della richiesta di rinvio a giudizio formalizzata dalla Procura di Brescia nei confronti di Oscar Maggi, operaio della fonderia di Marcheno, accusato di omicidio volontario in concorso per la morte del suo datore di lavoro, Mario Bozzoli, avvenuta l'8 ottobre 2015. Il delitto, efferato e premeditato, prevedeva la distruzione del cadavere, che fu bruciato nel forno. I giudici della Cassazione hanno già condannato in via definitiva all'ergastolo il nipote della vittima, Giacomo Bozzoli, che si sarebbe avvalso dell'aiuto di due operai, Giuseppe Ghirardini, suicida pochi giorni dopo il delitto, e Oscar Maggi, che ora rischia il processo. Il 30 settembre 2022 la Corte d'Assise di primo grado aveva già condannato il nipote e indicato Maggi per concorso nel delitto, chiedendo alla Procura di indagarlo nuovamente per omicidio premeditato e distruzione del cadavere. Per gli inquirenti, Giacomo Bozzoli non avrebbe agito da solo quella tragica sera. Anche suo fratello Alex e l'operaio Akwasi Aboagye, noto come Abu, secondo l'accusa, non avrebbero detto tutta la verità. Entrambi furono inizialmente indagati, ma successivamente la loro posizione fu archiviata. Ripercorriamo i fatti. L'8 ottobre 2015, alle 19.14, Mario Bozzoli telefonò dalla ditta di Marcheno alla moglie Irene Zubani per informarla che aveva finito di lavorare e che l'avrebbe raggiunta in un ristorante di Soiano, al lago. Pochi minuti dopo, l'imprenditore fu ucciso e il suo corpo bruciato nel forno. Maggi era presente sul luogo del delitto. Le telecamere lo ripresero mentre riavviava l'impianto di aspirazione, bloccato a causa di una fumata anomala. Durante il processo di primo grado contro Giacomo Bozzoli, sia lui che Abu furono ascoltati come testimoni e fornirono le loro versioni dei fatti. Abu dichiarò: «Ho visto Mario per l'ultima volta alle 19.30. Sono certo dell'orario perché ero sulla ruspa e guardavo l'orologio, oltre a controllare il telefono che avevo con me». Per la procura, a quell'ora Mario era già morto. Maggi, durante l'udienza, affermò: «Ho visto Mario per l'ultima volta prima che il forno grande presentasse la fumata anomala. L'impianto di aspirazione si bloccò alle 19.21 e 34 secondi. Secondo l'accusa, il forno andò in tilt dopo che il corpo di Mario fu gettato al suo interno. Per gli investigatori, Maggi fu implicato nell'omicidio e nella distruzione del cadavere insieme a Ghirardini. Quest'ultimo avrebbe dovuto rendere testimonianza ai carabinieri due giorni dopo la scomparsa di Mario, ma non si presentò e scomparve. Fu successivamente trovato morto sulla strada per ponte di legno, avendo ingerito una capsula di cianuro. Gli inquirenti ritengono che Ghirardini si sia suicidato per il rimorso e per sfuggire alla giustizia. Rimane un interrogativo sul perché abbia scelto un metodo così doloroso, quando aveva accesso a armi più rapide, essendo un cacciatore. Nel corso degli anni, Oscar Maggi ha sempre esercitato il diritto di non rispondere. Si sospetta che, con Giacomo Bozzoli libero, temesse ripercussioni, ma ora che Bozzoli è in carcere a vita, gli investigatori sperano che Maggi decida di rivelare tutta la verità e di contribuire a chiarire i dubbi e le ombre che ancora avvolgono il caso della fonderia di Marcheno. La parola passa ora al giudice di Brescia, che dovrà fissare l'udienza preliminare. Maggi potrebbe optare per il rito abbreviato, rinunciando a presentare ulteriori prove in cambio di un processo a porte chiuse e di uno sconto di pena in caso di condanna.